Come funzionerebbe questo missile che è stato? Allora, abbiamo già dai russi spiegato recentemente quali, sono, quali sarebbero le conseguenze dell'esplosione di un ordigno termonucleare. Ovviamente, stiamo parlando di un, un eventuale ordigno termonucleare montato su un missile di lunghissima gittata, getta, quindi non potrebbe essere molto grande, però potrebbe, visto che questo è un missile vettore di cui stiamo parlando, il Sarmat, potrebbe portare al suo interno o testate termonucleari o altri missili di altra natura. E allora cerchiamo di spiegare, questo è un missile balistico. Che vuol dire missile balistico? L'abbiamo letto. Missile balistico significa semplicemente che viene lanciato esattamente come una eh, palla di cannone, come un proiettile di una fionda. Cioè, guardate su questa eh, simulazione, io faccio così, do una spinta, poi lascio che la palla cada in corrispondenza del bersaglio. Immaginiamo che questa scodella sia il bersaglio. Allora. Questi missili sono abbastanza facilmente intercettabili. Ve lo faccio vedere perché? Perché, siccome la traiettoria è prevedibile, io mi metto nella posizione giusta e quando arriva, ecco qua, lo abbatto. E allora che cosa bisogna fare? Perché negli armamenti è sempre una rincorsa riuscire a eludere il difese dell'avversario. Io prendo un altro missile che è esattamente come quello come concezione, ma faccio in modo che anziché avere una traiettoria balistica, questa abbia una traiettoria erratica, cioè che non sia immediatamente prevedibile quale sarà il percorso che terrà per arrivare al bersaglio. Ad esempio, ve lo faccio vedere, sono dimostrazioni di concetto semplicemente. Io lo lancio là il bersaglio, lo, cioè, lo lancio verso, lontano dal bersaglio e poi lo ritiro indietro e colpisco il bersaglio. Vedete, è completamente diversa questa dinamica. Quindi Ora questa sarebbe so la dinamica del missile? Dei missili che possono essere montati all'interno. E questa è la prima questione. L'altra questione, oltre all'imprevedibilità della traiettoria, è la velocità con cui si spostano questi missili. Ve lo faccio vedere con un'altra dimostrazione molto semplice. Dobbiamo un po' Qui... correre. Eh sì, va bene. Eh, so, devo... purtroppo... eh, altrimenti fallisce la dimostrazione perché purtroppo la fisica vuole i suoi tempi. Allora, guardate, adesso lo metto a favore di telecamera, vedete c'è questo palloncino, io il palloncino lo tiro molto lentamente su questo tavolo e guardate che cosa succede, ha lasciato una traccia, una traccia luminosa dietro di sé, sul tavolo non si vede assolutamente niente, ma c'è una traccia luminosa, perché questo? Perché l'ho trascinato lentamente, proviamo a fare la stessa cosa velocemente la traccia è molto più labile. Guardate questa come è persistente, questa come è labile. Quindi, che cosa significa? che quando abbiamo un missile che si muove a bassa velocità e anche intuitivo, è quasi un bersaglio fisso e quindi è molto più facile da intercettare. Quando invece si muove a velocità elevata è più difficile da inquadrare anche dai radar. I radar che sono quelli e preposti... E questo russo sarebbe questo e che questi, si e, questo, e, e di più è il combinato disposto. Beh. Questo è un razzo vettore all'interno del quale puoi alloggiare una testata nucleare oppure Beh. in alternativa dei missili di questo Bene. tipo. Che ho allora, grazie Valerio.